Professore, partiamo da questo materiale che ha dato a Pier Francesco. Di che cosa si tratta? Almeno facciamo un po' il punto. Ma io dico che si tratta di tante cose. Naturalmente tutte cose dal punto importanti, insomma, abbastanza importanti dal punto di vista tecnico. Telefonai a Binella, il quale ovviamente si dimostrò un po' basito e un po' entusiasta. Più entusiasta che basito. E disse: ah, ma questo è un grande onore qui e là, e giù, insomma, vabbè, insomma. È stato un grande onore. E quindi disse: guarda, che mi fa piacere che i miei studi, diciamo così, i miei libri dove ho programmato la mia carriera vadano in mano a uno che se ne merita, a uno che tutto sommato riesce a essere felice guardando queste cose. Per me sono state veramente la mia vita. Una vita che è racchiusa qui dentro, e non solo però, perché vedo tanti riconoscimenti, tanti ricordi in bianco-verde, e non solo, tanti ricordi dello sport di Siena, è così? Ma di Siena io ho avuto il Mangiare d'argento quando naturalmente portai la Menzana in Serie A. Poi comunque qui, ripeto, non c'è solamente la Menzana, qui c'è Livorno, c'è Forlì, c'è Rimini, c'è Lucca. Insomma, c'è un pezzo di sport del basket, un pezzo di basket, della storia del basket italiano qui dentro. Beh, io non ho mai fatto dei grandi viaggi. Se uno prende un compasso, mette la punta su Siena e gira, chi viene di gira trova Livorno, Lucca, Forlì, Rimini, Rieti. Siamo in questo circondario. Preciso. Perché? Perché non ho voluto mai allontanarmi parecchio. Insomma, mettiamo, io ho rifiutato, l'ultimo rifiuto è stato Padova. Tra l'altro, in quel periodo lì era morto Pentassuglia, tornando a casa, una nebbia, e quindi io ero molto plagiato da questa idea. E allora gli dissi: no, abbiate pazienza, ma io smisi di fare il professionista a 55 anni, quindi potevo farlo ancora. Quindi molto presto? No, minimo altri 15. Forse anche di più. Sì, perché c'è Real Casi che si tinge i capelli. Cerca di essere molto giovanile. Ecco, ci saranno sicuramente tanti ricordi legati alla Menzana Basket, tantissime cose da raccontare, ma c'è una cosa, un ricordo particolare al quale lei è legato, oppure ci sono tante pagine di storia? Ma sai, una cosa che io risogno è l'esonero. Ah, quindi non una cosa positiva? No. L'esonero. Ma non è che l'ho sognato una sola volta. L'ho sognato più volte. Perché per me fu una botta nel capo. Di vedere forti, perché io non me l'aspettavo. Ero secondo in classifica, avevo vinto la partita che lì c'ho lo scout il 23 di dicembre, il 26 di dicembre, poiché mi fecero fare in pace il Natale, venne fuori la chiamata. Io stavo preparando l'allenamento, ma quello che mi chiamò, che non c'è più, mi disse: guarda, inutile lei prepari l'allenamento, venga su casa dei Bruttini. E allora io capii, andai e chiappai sta legnata nel capo. Questa è stata una cosa negativa grosso, forte. Poi per le positive è chiaro, la promozione del 73, ma poi anche il ritorno nella massima serie, quando c'era l'andata in giù per in un pezzo di campionato e il ritorno in su. Insomma, positivi. Certo,
la promozione fu una cosa eccezionale, perché nessuno se l'aspettava. Quando io fui chiamato per ricominciare l'attività un mese prima del campionato, dopo che si era perso un campionato contro il Cagliari la mattina alle 11 con un tiro da metà campo, praticamente la Menzana non mi fece sapere più niente e io dissi beh, ormai è andato. Però il tantam dei coach mi dicevano che loro cercavano altri allenatori e tutti però spararono diversi quadrini a quel tempo. Allora, 15 giorni prima che iniziasse il campionato, fui chiamato e io dissi guardate, io so tutto quello che avete fatto, ma non voglio, io continuo, mi dovete continuare a dare quello che mi davi, l'unica cosa che premetto è che voglio fare la squadra da me, nessuno mi ci deve mettere bocca. E andò così? Andò così perché inizialmente dissero il signor Corradeschi e anche lo sponsor, disse guardate, non c'è problemi, io ho la scuola, torno a scuola, fate voi. No, vieni qui. Allora la squadra fu fatta dal professor Cardaioli, fu una squadra che praticamente non è che riscosse grandi entusiasmi, tant'è vero che nella presentazione della squadra ci fu qualcuno che disse speriamo stavolta di non retrocedere, però io avevo fatto una squadra di gente sicura, gente volenterosa, gente di cui mi potevo fidare. Quindi prima l'aspetto umano e poi quello tecnico. E allora chiesi di andare a fare un ritiro di 15 giorni, ma non a Cortina d'Ampezzo, ma a Certaldo. A Certaldo, dove si stette lì in albergo, io ci avevo a disposizione una palestra, ci avevo a disposizione il campo, fui il primo allenatore che fece 3 allenamenti al giorno, facevo uno la mattina da 7:30 all'8, poi colazione, poi si faceva alle 11 un altro allenamento, poi si faceva un allenamento teorico alle 5, dalle 5 alle 6 e poi dalle 6 alle 8, tattica. Fu una cosa molto buona perché si partì a razzo, nonostante questo piccolo periodo, si partì a razzo vincendo e si andò in A1. Insomma, 15 giorni a Certaldo sì, furono importanti. Sì, ma tutti vennero, lavoratori e non, perché c'avevo Giustarini e lavorava, e un po' tutti lavoravano, ora non me ne ricordo di precisione, ma insomma tutti, chi più chi meno, lavoravano. Beh, questo qui fu una cosa buona perché fu figlia di me e quindi poi la promozione. Vengo alla stagione appena conclusa, anche se conclusa improvvisamente per questa emergenza sanitaria, perché lei qualche partita ci ha fatto il piacere di venire a vederla. Sì, come no. Come l'ha vista questa squadra, questa ripartenza, questo anno zero? Ma io ho visto una buona squadra, allenata bene da Binella, una squadra anche con dei buoni elementi, a parte Dolfi, Franceschini, il play un po' Mattarullo, ma bravo. Pannini. No. Frugnoli che io, al quale io ho detto poco tempo fa che c'ha il miglior passaggio della Serie A. È vero, passa benissimo la palla. Vabbè, niente, io ho visto, poi purtroppo però è andata come è andata. Io tra l'altro non ho visto le ultime partite perché ogni tanto mi sento male. Che vuol dire mi sento male? Mi fa male lo stomaco, mi fa male la schiena, mi fa male. E allora io ho preferito l'ultima volta di stare a casa. Poi era freddo. Comunque, siccome prima o poi in qualche modo ripartiremo, quindi al palazzetto l'aspettiamo, prima o poi, insomma.
non diciamo niente. Ecco, non diciamo niente, però insomma questo fatto che in qualche modo la Menzana è ripartita anche in mezzo a mille difficoltà, quindi un messaggio per... Non parliamo delle mille, perché saranno anche 10.000. Forse anche di più. Però insomma il fatto che la Menzana sia ripartita in qualche modo dà speranza, no? Sì, sì, poi io ho fiducia in questo signore qui accanto. Riccardo Ariano. Che è Riccardo Ariano e c'ha esperienza a un certo punto da vendere e anche qualcos'altro, cioè sprint. E quindi, noi l'aspettiamo al palazzetto. No, ma io sicuramente, ripeto, non posso dire, io bisogna navighi a vista. A me al palazzetto generalmente mi ci ha portato, lui lo sa, il professor Pulitini, che mi viene a pigliare qui sotto, mi porta al palazzetto, io passo di sotto e poi vo in due sedie che mi vengono offerte da qui presenti Ariani. Ecco, poi anche Pulitini è molto tifoso, se a un certo punto le cose si metteranno bene lui mi verrà a prendere e io verrò. Grazie professore. Prego.